Ed eccoci qui ragazzi, come sempre bentornati da Vionauta che quando perde cognizione del tempo continua a fare episodi di Europa Universalis 4 con il Portogallo. Tutto è che forse, dico forse, possiamo finalmente pensare, ma solo pensare, a provare a fare questa famosa guerra al Marocco. La Francia ci ha fatto un regalo a noi, ma ha anche pagato i debiti al Marocco, ai Mamelucchi. Allora, vediamo che livello sono loro. 12, 12, 12, 12, 12, 13. Allora, noi possiamo salire un po', lo facciamo anche se ci costa un po'. Tanto qui, fin quando non ci aiuteranno. Forse l'hanno preso lo spread di questa che io ho a 372, purtroppo. Forse è così che mi hanno fregato sul tempo. Ok, abbiamo portato un po' di uomini qua. Ne posso fare altri? Ne posso fare altri 4. Quindi vediamo di questi che ho qui come siamo messi. 17, 4, 5. Vediamo eventuali assedi di forti. Questo che livello sarebbe? Livello 3. Però non me lo dice se non assedi, purtroppo. Beh, comunque diciamo che 5 uomini dovrebbero bastare. Ne posso fare altri 5. Altri 4 e farei 4 mercenari 1, 2, 3 e 4. Poi stavo costruendo le navi. Un'altra colonia è andata. Quindi è nata Zukir. Ok, quindi continuiamo a prendere le colonie. Quindi abbiamo un'altra, signori. Andiamo avanti. Qui si stanno riparando le navi. Colonia Mikasa Sbelli contro il Marocco? Makkash in Asia, Asir in Asia, Madin Sudain in Asia, Jeddah in Asia. Jeddah in Asia? Scusa, ma Jeddah non è. E come abbiamo un caso? Cioè, perché colonial se è una penisola arabica? Quindi si sono presi la Mecca, sì, è strana come cosa. Vabbè, un casus belli un po' strano, devo dire. Eh? Forse non essendo il loro continente diventa comunque caso colonialismo. Beh. Vabbè, abbiamo 30 uomini quindi adesso qua. Ed è il massimo che possiamo fare. Loro ne hanno 24. Allora, vediamo un po'. Armate, Marocco. 21.005 di manpower. Totale 41. Force limit 46. La Madonna. Tlemcen 25, Force limit 27. Wow. Pensavo fosse una guerra un po' più semplice. Vediamo se qua posso costruire un forte in sostanza. Ok, livello 14 per salire là, però arriviamo tra poco al 13. Allora, io potrei chiedere il passaggio a loro, anche se ce lo dovrei avere, però vabbè. Poi vediamo se loro il passaggio purtroppo non ce lo danno, che siamo rivali, e questo potrebbe bloccare la Francia, perché sti bacca là alla fine, fai guerra, e se sono persi Navarra, tra una cosa e l'altra. Però vediamo chi verrebbe, verrebbero... Tunisia, Castiglia, Tunisia, Francia, Castiglia, no, perché è successo? Sei in debito, pareva a te che non c'era sempre qualche problema. Quindi se io adesso non mi piglio il passaggio, teoricamente loro non potrebbero passare. Ok, Malacca. Malacca che ci dà contro. Io posso fare 72 navi, ma a me mi sa che a questo punto mi conviene spingere sulle navi, eh. Spinge tanto sulle navi. Good news, 50 punti amministrativi. Ok, posso salire di livello militare, faccio l'upgrade dei cannoni, ok, siamo in attenzione tutto. Allora, vi dicevamo, quindi loro adesso hanno un problema perché hanno problemi economici, un bel po', e comunque si hanno 40.000 uomini poi alla fine, quindi... Io mi sa che pian piano non è ancora il caso.
Cioè, diciamo che a livello uomini non ci sono problemi. Il problema è sto fatto che Aragona adesso non ci fa passare. Loro ci hanno come rivali? Sì, manco a dire che li tolgo e provo a graziarmeli un po'. Se attacco questi è uguale. Allora, innanzitutto covert action, ma tipo come non ci fosse un domani. Ok, quindi abbiamo risolto un problema. Cominciamo a fare questa cosa delle covert action. E purtroppo dobbiamo stare fermi, dai. Trade efficiency, sì, trade efficiency. Trade efficiency. Tu vai via. No, tocca. Allora, 200 cose, ci posso fare tantissime navi. Secondo me a sto punto tocca giocare sulle navi, eh. Tocca giocare che non devo praticamente farli venire, farli passare. Prendo una d'inflazione. Ma sti cazzi. Tanto si abbassa in continuazione. Abbiamo perso, secondo me, con Castiglia che non vuole venire, non è il caso. Anche se a livello navale mi sa che Castiglia non è che sta messa tanto bene. Beh, 4 navi pesanti, 9 leggere, 19, qualche nave ce l'ha. Marocco 1,38. Io però sto facendo un po' di galee. Eccole qua. Tunisi. Se non fai guerra tu, fanno guerra loro. Questo però mi fa prendere una tregua, porca gnocca, porca. Che faccio? Declino e attacco per cazzi miei con la Francia? Perdo 25 prestigio? Sì. Vabbè, ciao Tuni. Mi dispiace. Mi dispiace. Non abbiamo diplomatici. A questo punto rifacciamo pace col Papa. Tanto Tuni si è andato, ha perso un po' di prestigio, ma pazienza. Pazienza, no, sarebbe stata una cosa. Non so, Tunisi poi alla fine non ci ha fatto manco caso, manco voluto, manco guardato quanti uomini avesse, che magari se ne aveva tanti ho fatto una cazzata, eh. Tunisi, 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 Tunisi. Insomma, c'ha 23.000 uomini. Vabbè, adesso tutti si spostano lì, quindi potrebbe essere comunque una buona occasione. Un po' di corruzione, però prendiamo un altro cardinale. Ok. Vabbè, io continuo a sviluppare la flotta. 25, che ce frega. Vediamo a livello di istituzioni come sta andando. Ah, sta andando, è alla grande. Quindi qui c'è e qui. No, vediamo se posso mettere quei famosi editti, Vio Edict, per far salire un po' la cosa. E anche qua leviamo il manpower, mettiamo questo per il momento. Si dovrebbe essere un po' più veloce. È 1,09 al mese. Ok, come va lo spread? Sta messo male. Io non so loro come hanno fatto senza nessuna provincia a fare quella cosa. Poi non so quanti soldi ci chiederà. Quindi probabilmente adesso è il caso di mettere soldi da parte. Un bestas a Lisbona. Questa mi piace. Questa stavolta a sta famiglia nobile faremo l'inchino. Morto il re britanno. Bretone in verità, non britanno. Oh, qui va a 3,24 al mese, mi piace. Qui a 1, qui a 0,91, qui a 0,91. Comunque va abbastanza veloce. Quindi basterebbe già solo la capitale, probabilmente a livello sviluppo, perché la capitale è tipo 5. No, mi ricordavo di aver portato a 50, cazzata a 30, perché l'ho fatto in un'altra occasione.
Quindi. Allora, hanno finito la guerra con Tunisi, stanno finendo già. You have no diplomats. Vieni via, pigliamoci il Papa. Di Tunisi, fatto venire la morte di Tunisi, probabilmente, questa cosa. Averci gli alleati e poi lasciarli nella chiavica. 50 punti amministrativi, grazie. Potrei salire. Adesso la Francia viene. No, la Francia poteva venire anche prima. Papa Setta, per sti cazzi. Sicuramente non veniva. 634, stanno in debito i ragazzi. Tlemcen viene ancora? Viene alla grande. Tlemcen viene alla grande. Però loro c'hanno come rivale in Marocco. Non so se io facessi guerra al Marocco, se la cosa li convincerebbe a farci passare. Fatemi vedere. Io voglio vedere un attimino quando questa diventa del valore giusto. Se riesco a far cambiare qualcosa. Veloci, dai. Abbiamo perso un claim su cosa? Su Tangier? No. Covert action, fabricate claim. Qui è su Melilla perché mi piacciono. Prossimo a 30. Punti amministrativi. No, soldi perché devo fare il cambio. Che ci costerà sicuramente uno sproposito. Il problema è che dai Ciccio. Ok, presente. Di qua dovrebbe adesso aumentare un po', no? Sì, 008. Ecco, ci costa un fottio, non uno sproposito. Sono tutte a un terzo, quindi la capitale ci è andata velocissima, ci costa un macello di soldi. Pio 5 ducati al mese. La Francia è pagata e bere in giro. Come se niente fosse. Combat with fort level. Ah, questo ci aumenta pure i forti, eh. Livello 14. Un'altra colonia è andata. Questa. Send, continuiamo, va con loro. Come va? Questa sta a 8, Duat. Questa sta a 6, Zukir. Ok. Qua, vabbè, per avere il 50% lì in India devo solo andare a fare una guerra. Ok, vediamo. Ci vogliono un sacco di soldi, ci vogliono. E continua anche a salire, però, man mano che passa il tempo. Quindi c'è una corsa. A cazzo? Punti. Vediamo se riusciamo a. Ok. Qui 5 punti, vai. Ok. Cinque punti. Zero. Perfetto. Allora, facciamo una cosa. Facciamo i soldi, ragazzi. Castiglia, non è. Allora, abbiamo punti da perdere, quindi mettiamoli qua. Potrei pigliare un cazzo di prestito a questo punto, eh. Però meglio di no. Vabbè, non mi servono i soldi. Perché più tempo ci metto e più sto valore sale. Devo prendere le istituzioni il prima possibile perché siamo già un bel po' indietro. Mi sono solo al 50%, purtroppo.
Aspettiamo quelli. Trade efficiency, grazie. Timonati relation più uno, non è che mi serve granché. Poi i burger diventano proprio sleali. Qui si recupera. Bene, andrebbe bene. No, clergy no, non so, può aiutare il clergy. Quindi purtroppo per forza questa. Il Papa è diventato la Francia. Oh, quindi è entrata un'altra provincia, Porto, grande Porto. Quindi questo ci farà risparmiare un po' di soldini, però continua a salire. Dai, ciccio. Alla fine stanno entrando in tante. Però appena c'è i soldi faccio l'imbrace comunque. Qui è andata però, ma a questo punto sto fermo un attimo. Ok, prossimo mese facciamo l'embrace. Ah, crociata contro gli ottomani, grande Francia. Ok, ok, bene. 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 Benissimo. Qui andiamo avanti. Abbiamo praticamente recuperato un bel po'. Un bel po'. Adesso possiamo rimettere in manutenzione il tutto. Qui sopra ci siamo quasi. Allora, questa sta a 6. Abbiamo preso il coso? Chissà quando è che l'abbiamo presa qua a Zugir, cacchio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E come cazzo ho preso questa 10? Dov'è che ha preso spazio? Non lo so, però abbiamo un altro mercante. Ci abbiamo un altro mercante, dove lo mettiamo? Dove lo mettiamo? Qua. Non posso. Qui c'è già. Magari a questo punto continuiamo qua. Io una cosa che non ho capito, perché cazzo non mi ha dato mai la missione di prendere le coste africane. Poteva essere utile. Ok, quindi adesso saremmo pronti. E alla grande. Vediamo chi viene. Castiglia sta sempre piena di debite. Però le loro guerre le hanno finite. Se solo venisse Castiglia, però sarebbe meglio. Che okay, sta anche truppando come un dannato. Mentre a causa di ribellioni, quanto pare. Qui le navi le abbiamo fatte un po', eh. 25 galee. Non so, proprio poche. Sudafrica ancora non ce l'ha preso nessuno, fortunatamente. Io vorrei andare a Tangier, ragazzi, ci vorrei andare veramente. Se solo Castiglia pagasse i debiti. 1294. Salgono i debiti di Castiglia, non scendono. O se solo loro la smettessero, mi togliessero come rivale. Se la levo io come rivale? Sarebbe da mettere Castiglia come rivale. Che alleata con la Francia, però non si può. Economicamente gli leviamo l'embargo. Ok, vediamo un po' che succede. Mettiamoli come amici. Poi ci mettiamo a lavorare su di loro. Ci hanno tolto l'embargo. Allora, Zukir è questa, o dico sciocchezze, perché io a sto punto c'ho il dubbio. Qual era? Zukir è questa, quindi Zukir ci dà già il mercante. No, non ce l'ho da ancora, sta a 6, infatti, ho visto male. Però adesso stiamo facendo solo una colonia. Che è questa? Questa perché non va a loro? Non capisco. Ok, perfetto. Finito il tempo, quindi ne mandiamo uno qua. Ne potremmo mandare uno ancora più avanti. In verità possiamo, perché questa sta a 0 di ribelli.
Allora, più 3 dovrebbe arrivare così. E loro stanno a Zukir, 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 Zukir. Stanno a 7. Quindi con queste 3 finiamo pure questa terza colonia qua sopra. Ok. Aragona, vediamo se Aragona riusciamo a prendere qualcuno che loro odiano. A Castiglia. Io lo farei. Sto piacere di prendere Castiglia, perché poi alla fine queste sono. Potrei prendere Vijayanagar, che hanno il 47% in meno di me di cose, che potrebbe essere pure un'idea andare contro Vijayanagar, ragazzi. Ve la dico tutta, perché adesso l'India la conosco, quindi vediamo un po'. Loro stanno con Mysore, che è piccolina, e Jaipur, che è addirittura una Great Power, livello 11. Noi siamo livello 13. Il problema è che se io vengo attaccato da queste parti sono da solo, quello è il problema. Poi sono livello 11, stanno con Persia e Baglana. Che cacchio è Baglana? Questa. Piccola non è. Mettiamo un attimo la mappa, questa diplomatica. Sì. Dovremmo riuscire a vedere. Ok, la Persia, wow. La Persia è in salute. Livello 12, sta facendo guerra ai Timuridi. Sta robetta probabilmente. C'hanno Jaipur, livello 11 e livello 11. Quindi stanno un po' indietro. Questa sarebbe una buona cosa. Vediamo un po' se c'è da pensare a fare questa guerra. Non lo so, sinceramente. Potrebbe essere un'idea. Anche se io voglio sempre sfondare prima in Marocco. Jaipur, Jaipur, Jaipur. Dov'è Jaipur? Jaipur. 60.000 uomini, ma non ha manpower. Però, cioè, no. Mi sa che in India ci possiamo venire solo quando avrò preso delle idee militari che mi aiutino ad essere molto più forte. Perché Jaipur ha quasi 60.000 uomini. Vijayanagar, invece, anche se ha perso il manpower, noi 20.000 abbiamo di manpower, noi chissà quanto abbiamo. Vijayanagar, invece, ne ha 24.000 e anche loro sono senza manpower. Quindi queste messe insieme hanno 70.000 uomini. Io ne posso portare 30.000, dove vado? Perché se io, per esempio, dico voglio dichiarare guerra a Ciccio Formaggio, qui in Marocco, Fabricate Claim su Garb. No, torniamo dal Marocco. Se io dico che voglio dichiarare guerra a Vijayanagar, sicuramente, ma proprio sicuramente, non viene nessuno. Nemmeno a pagarli oro, perché la guerra è lontanissima, non lontana. Cioè, ma seppure dico vengono, ma ce la vedete la Francia a portare degli uomini qua? Io non ce la vedo. Quindi prendere qualcuno adesso in India è perdere tempo. Quindi dovrei prendere sicuramente qua. A questo punto questa è quella che avrebbe più senso, che ha il 3% di armate più di me, però fa le guerre e le perde sempre, non si sa come fa. Qualche modo fa. Quella che avrebbe più senso è questa, però al momento è sposata con Castiglia ed è alleata con Castiglia, addirittura alleata con Venezia. Quindi per poter rompere balle a Castiglia dovrei prima, forse a questo punto, girare la frettata e allearmi con loro a un certo punto, e poi boh, poi boh. Castiglia gli servono i soldi. Io tutti questi soldi non ce l'ho per darli a Castiglia, anche volendo. Da una parte, però, che Castiglia ha tutti quei debiti significa pure che se attaccata non riuscirà a difendersi granché, cioè finiti gli uomini, non ha soldi per andare avanti, a meno che non decida di andare in bancarotta proprio fraudolenta. Land Force Limits, io non ho i soldi per farlo, però forse è la cosa su cui puntare adesso, farla tutta tipo qua sulle coste africane che ho e andare avanti, anche questo è da pensare. Va bene, vi ringrazio ragazzi come sempre dell'attenzione, noi ci vediamo nei prossimi episodi.